La tutela della terza età dai campi alla tavola è il titolo dell'incontro promosso da Coldiretti Abruzzo in collaborazione con Coldiretti Senior, il corso di laurea in scienze dell'alimentazione dell'Università Gabriele D'Annunzio. All'evento svoltosi presso il Teatro Comunale di Atri erano presenti numerosi agricoltori provenienti da tutte le province per un confronto sull'importanza della tradizione contadina nella trasmissione della buona e corretta alimentazione. Noi che abbiamo una traiettoria di vita come generazione di 20 anni in più dei nostri padri e dei nostri nonni, abbiamo bisogno di vivere questi in autosufficienza, perché se no abbiamo già dei grossi problemi. Per fare questo noi abbiamo una sperimentazione in corso, 500 persone, dove abbiamo cercato di capire come uno si deve mantenere, e abbiamo scoperto che i due temi, come diceva lei all'inizio, importanti sono il cibo e il movimento. Il cibo fresco a chilometro zero, il movimento 10.000 passi al giorno. Un'occasione di riflessione anche scientifica sui molteplici fili che legano il cibo e l'alimentazione al benessere, alla qualità della vita. Ormai ci sono dati incontrovertibili sul fatto che il cambiamento della qualità del nostro cibo ha giocato un ruolo importantissimo nell'aumento di una serie di patologie dell'età adulta, quali l'obesità, l'ipertensione, il diabete, il cancro. Quindi dobbiamo tornare a un cibo di qualità, a un cibo naturale, perché altrimenti avremo delle forme di pandemia non da virus ma da cattiva alimentazione. Siamo una delle regioni dove la dieta mediterranea è più facile da applicare perché la qualità dei prodotti della terra e del mare, però bisogna fare i conti con la grande industria alimentare che ci sta disabituando al cibo di qualità. Al centro dell'incontro anche la questione della sicurezza. Questo è un problema grosso e sicuramente colpisce molto più i senior che non i giovani, sia per una questione fisica proprio, ma poi anche perché non c'è magari quella sensibilità al, come dire, al dire che a me non succede. Questo è il grosso problema. Certamente ci sono sicuramente molte cose che noi di Coldiretti potremmo fare, lo stiamo facendo con dei corsi di formazione e quant'altro, però è molto importante per i nostri senior di rendersi conto che comunque c'è una sicurezza da rispettare e da non sottovalutare.